Spesso, quando servi un pro su Call of Duty, ti chiederai come riesci a prevedere tutte le mosse degli avversari, anticipare le rotation e posizionarsi sempre nel punto giusto. No, non è perché cheata, semplicemente conosce bene tutto il mondo che si nasconde dietro a Call of Duty. E il mio obiettivo del video di oggi è proprio questo: mostrarti la faccia nascosta di questo fantastico videogioco e parleremo infatti delle ranked su multiplayer. Negli argomenti di oggi, infatti, vedremo i ruoli legati a postazione, le rotation in ogni mappa e un gameplay dimostrativo. Ecco perché questo video dura un po' tantino, non perché spiegherò tutta l'ora, ma perché alla fine ho voluto mettere un match per intero, integrale, senza nessun taglio, a dimostrazione di quello che ti spiegherò in una prima fase. Iniziamo quindi dai ruoli. Andiamo. Eccoci qua, mappa terminal, pronti a studiare tutti i ruoli legati alla modalità HP. Facciamo subito un elenco. Abbiamo OBJ1, l'Objective, OBJ2, Ancora Slayer. Sono i ruoli più importanti all'interno di questa modalità. Andiamo a localizzarli nella mappa. Iniziamo appunto dalla P2, che è appunto la seconda hill. Mettiamo l'OBJ1, cioè colui che genera punti. Abbiamo poi l'OBJ2 che è a supporto, lo mettiamo ad esempio qua, e tra poco ti spiego perché sono posizionati precisamente qui, su questa mappa, in questa hill. Poi abbiamo i due Slayer, cioè coloro che fanno kill, impediscono agli avversari di arrivare nella zona di cattura. Ne mettiamo di solito uno qua a fioriera e uno sulla punta nell'aereo, nella cabina comandi. Ecco quindi che noti già. Abbiamo una disposizione chiara, una linea immaginaria che va a creare un muro. Ora guarda cosa osservano questi giocatori. L'OBJ1 ha lo sguardo rivolto qua sotto l'aereo. L'OBJ2 osserva sia il passaggio, ovviamente, all'interno di questo corridoio, e se riesce ad avanzare ancora un po', riesce a osservare P1. Lo Slayer 1 si trova qua e osserva P4, dove ovviamente c'è Burger, è un accesso importantissimo. Se dovesse servire supporto, gira la visuale e riesce a osservare anche di qua. L'altro Slayer, che è l'ultimo, ha l'attenzione ovviamente in P1 e se serve si sposta qua e riesce a osservare tutto il corridoio in P3. Ora, noti, osservando questo semplice schema, come avere una tattica di squadra, e stiamo parlando di tattiche, ragazzi, estremamente semplici, ma anche i concetti che adesso appunto sto esprimendo, io li sto semplificando in un modo allucinante. Ovviamente do per scontato che chi gioca Ranked conosca a menadito l'algoritmo del respawn e tutte le regole del multiplayer base. Nel caso in cui fossi nuovo, ti ricordo che qui sotto in bio puoi trovare il mio videocorso dedicato interamente allo studio del multiplayer. Ora, come puoi notare, abbiamo nominato tutti i ruoli, eccetto uno, cioè l'ancora, perché è un ruolo complicato, cioè è colui che ha il compito di passare alla hill successiva. In questo caso abbiamo P2, P3 si trova qua, a profumeria. Ovviamente, se noi andiamo un attimino a togliere tutte queste frecce che ci disturbano un attimo, possiamo osservare come il più vicino alla P3 è lui, lo Slayer. Allora, se riesce, perché non viene eliminato da nessuno, lui può ruotare, fare una rotazione di questo tipo, magari salire qua sopra, rompere la finestra e entrare, e giocarsi lo spawn. Attenzione, infatti non entrerà nella hill, ma conoscendo l'algoritmo del respawn si posizionerà in questa fascia. Ma se dovesse trovarsi già un avversario sul suo cammino e magari muore, cosa succede? E gli altri stanno lì a guardare? Ah no, non sono io l'ancora. Ah no, io aspetto. No, no, sto qua e guardo. No, ovviamente l'ancora è un ruolo di passaggio. Di solito sono due i giocatori fissi, addetti allo spostamento, alla next. Però non è che se uno dei due o tutti e due vanno a perdere i frontali, gli altri stanno lì a guardare e non provano a entrare in hill o a eliminare gli avversari. Diciamo che è il ruolo più complesso da gestire, perché deve essere qualcuno che è in grado di valutare subito l'interfaccia. I secondi più o meno sono a meno 25-28 secondi dalla precedente, quindi se io in P2 scendo a 28 secondi, già devo pensare alla rotazione, l'ancora parte subito. Quindi, come vedi, non è del tutto estremamente semplice. Adesso abbiamo intuito i ruoli, abbiamo intuito più o meno i secondi, no?
Adesso cosa manca? Le rotazioni. Per conoscere le rotazioni devi sapere a memoria sia i punti di interesse, ma soprattutto le heel. E quindi ho creato per te le immagini che andiamo a vedere adesso. Let's go! Eccola qua. Come puoi notare, l'obiettivo di queste immagini è quello di aiutare quanti più giocatori possibili, semplificando la lettura di una qualsiasi partita impostazione su SkyDraw. Non ho fatto altro che individuare le 5 zone di cattura, le cosiddette heal, e ovviamente le ho numerate in ordine progressivo. La cosa interessante è che questa piantina delle heal l'ho creata per tutte le altre mappe. Le trovi qui sotto nel primo link in bio, che è il mio canale Telegram, che non è da confondere col gruppo, e c'è anche quello cliccando sul link social, ma il canale Telegram è un canale mio dove posto soltanto io e non può scrivere nessun altro, quindi ci sono veramente poche notifiche e carico del materiale veramente importante, legato ovviamente a Call of Duty e ai videogiochi in generale. La cosa bella è anche il come può essere sfruttata un'immagine del genere. Quando io, ad esempio, all'interno dei coaching vengo contattato per aiutare dei team o anche dei ragazzi che vogliono giocare meglio individualmente, ovviamente cerco di aiutarli e fargli capire quali sono le rotation migliori basandomi su mappe come questa. Allora, la cosa interessante, che poi è un consiglio che io vi do, adesso la rimpiccioliamo un attimino, apriamo la penna, andiamo a utilizzare magari un colore come il verde, così lo vediamo bene tutti quanti, e andiamo a creare appunto quei passaggi che sono fondamentali, cioè scegliere dove far spawnare gli avversari, ovviamente conoscendo appunto l'algoritmo del respawn, e quali sono i passaggi migliori da una hill all'altra. Allora, nel caso in cui in questa mappa noi spawniamo nella peggiore delle ipotesi, ma proprio la peggiore, cioè qui, noi andiamo incontro a un problema, cioè che dobbiamo immediatamente far flippare lo spawn. La cosa interessante è, nella prima fase, quasi evitare l'entrata nella hill e puntare subito a girare gli spawn per catturare P2. Quindi la cosa più importante è quella di riuscire a percorrere il tunnel e arrivare sani e salvi in questa zona. Poi c'è qualcuno che può provare a disturbare all'interno della hill, assolutamente. Dalla zona 2, se si riesce, o si riparte da qua e si entra tagliando tutta questa zona, o se gli avversari sono riusciti a contestarci la zona 2, possiamo ritornare anche allo start e prenderla da questa zona. L'obiettivo comunque è quello di far spawnare tutti gli avversari più o meno in questa zona, perché la P4 ce l'abbiamo qua. Quindi è nostro interesse spawnare sempre in questa parte della mappa. Subito dopo, ovviamente, avverrà l'opposto. Faccio la rotazione qui nel tunnel per arrivare a P5 e cerco di prendere tutta questa zona e far spawnare gli avversari questa volta il più lontano possibile, cioè più o meno in zona P3, perché appunto non voglio che vadano a continuamente a pushare la mia zona, che è una delle più difficili perché è tutta wallbangabile, è la più aperta tra tutte. Quindi la cosa interessante è che, come hai potuto notare, da una semplicissima mappa, da un semplicissimo concetto, possiamo creare un mondo incredibile. Ora, spero di esserti stato utile, spero che anche le altre mappe che troverai su Telegram appunto potranno aiutarti ulteriormente, e mi raccomando, questi lavori, anche per posizionarti, darti dei ruoli, quindi ad esempio in P5 scegliere chi copre container, scegliere chi tiene la miera, chi tiene garage, cioè ognuno deve avere un ruolo, è una cosa importante. Sono cose appunto che o ci si affida a un coach oppure ci si mette tanto tanto impegno e tanto tempo, e cerchiamo ovviamente in autonomia di lavorare assieme, ovviamente in sintonia con la nostra squadra. Bene, io vi auguro il meglio, ragazzi, divertitevi, e soprattutto mi raccomando, non abbandonate le ranked su multi ora che usciranno quelle su Warzone. Tenetele fatte entrambe, perché migliorerete da un aspetto, dall'altro, ma per essere dei player completi è bene saper giocare benissimo tutte le modalità. Adesso ti lascio al gameplay, mi raccomando, osserva attentamente come abbiamo gestito l'ambiente, le call, e anche con un ragazzo assieme a noi, appunto, che non era molto pratico della mappa, siamo riusciti nonostante tutto ad aiutarci a vicenda. E anche quando c'era qualche errorino, abbiamo cercato ovviamente di non farlo pesare, ma di puntare dritti alla vittoria. Buona visione! Molto bene. Allora, tu mi hai detto che non l'hai ancora giocata, beh? Postazione No. su questa. Ok. Rapido check. P1 fuoco. P2 in fondo a questo tunnel. Ok, che abbiamo alla nostra destra. Dove Capannone c'è la adesso lamiera. portatemi in Sì, secondo ha piano. lamiere.
Poi la terza è Back Alley, quindi tutto quel corridoio lungo che hai in fondo davanti a noi. La quarta ce l'abbiamo proprio qua, dentro questa stanza. Ok? L'ultimo container in fondo. La quinta, esatto, ce l'abbiamo giù in fondo dove c'è la parte. Per scale che contenga. Esatto. Ti dico, c'è un nade spot, bro. Che se tu lanci una nade nell'ultima finestra esce da loro dove stanno attraversando per arrivare verso P1. Ok, mi stanno spawnando davanti. Non Uno dentro, stanzino a destra. problema. Non puoi girare lo spawn, spawn è fermo. Ok, fatti due, fatti due. Io prendo già la rotation, eh. Sì, mi gioco l'ultima vita io. Sì, ma mi passano tutti da sotto, ne sono sicuro. Io non entro heal, eh. Sto container, ma. Se entrano heal è finita, sono da solo, raga. Postazione compromessa, liberatela. Mi escono dal tunnel. È passato dal tunnel, uno. Vuole uccidermi. È dentro, eh. Sopra tutto. Sopra, 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 sopra. One shot. È tutto tuo, bro. Parla dal back, parla dal back. Ci penso io se arriva qualcuno. Mi ha messo guardia sotto. Fatto uno, fatto top. Ma ora mi challano giù di sicuro. Tunnel, tunnel, arriva tunnel 1. Ho tirato nade per bloccarlo, ma ho Fatto tunnel, ancora paura che uno. mi arrivino da qua. Ti guardo tunnel, non guardarlo mai. Se sei nil, bro, non piccare, stai giù. Puoi fare a noi il lavoro sporco, ok? Io ora mi faccio uccidere, li distraggo un attimo, eh. Perché ho 8 colpi, sono già morto che cammina. Hai la tunnel ancora. Ok, la sto difendendo, eh. Ok, tutta mia, tutta mia, tutta mia, adesso mi pushano. Non mi Io pushano. sono un Nexus, ne ho fatti tre Nexus, infatti. E anche l'altro Nexus. Lascio stare. Ok, se riuscite a invadere. Ma perché questo qua era qua? Ma. Ok. Dato spawn ha preso uno, è arrivato uno Tranquillo, spawn. tranquillo. Gli lancio il missile. Vai, 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 vai. Arrivano tutti dal lato opposto vostro, va bene? Fatto uno, ma ce ne sono altri due. Uno top, è Top, 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 top. Mio, 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 mio. Ha un head glitch devastante. One shot. Lo sto guardando. Ok, fatto. Sto già girando next, eh. One shot sta girando, eh. È P1, è P1. Se riesco da qua me li trovo. So già come li trovo. Parco giochi, ancora uno. Sì, però mi serve una mano. Mi serve una mano in next. Perché ruoto da solo, rega. Dai, 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 dai. Focus, focus. È entrato uno, stannato. Lo nado. Tunnel, l'ho visto. Fatto. Weak uno. È dentro. Sono da solo. Dai, 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 dai. Tengo ancora io tunnel. Penso io al tunnel. Vai dentro, vai dentro. Nade di rimbalzo. Questa per bloccare. Ok, ruoto. Non è buono, quello che sto facendo. Come fa a non esserci nessuno? Ah, infatti. Raga. Troppe poche rotazioni. Dai, 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 dai. A 30 secondi si ruota. Ruota il primo, poi poco dopo ruota l'altro. È sotto garage. Auto garage e uno mid tra garage e la mira. Sì. È ancora back, back. Ok. Sta back Ok. ancora.
Fatto uno. Fatto l'altro. Bravo. Quello là mi piccherà. Sì. Mi tuffo dentro, Ora mi arriverà da fronte per ricaricare, sono morto. Stannato, stannato. Ok, ruota, ruota, ruota. Fatto uno next. Ok. Uno garage. Sì, ma non ho capito perché il nostro è ancora lì. Cioè, perché sei ancora lì. Caspita. Sì, ma è difficile giocare così. Tiro 20 colpi di riva, tiro in... Weak, 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 weak. Ok, uno è sotto garage, vi sale scala interna, eh. Ok? Sì. Fatto, un altro. Ci penso io. Long. Weak, weak, fatto. Penso alla rotation, eh. Uno che viene, uno che viene. Dai, vai su, vai su, vai su, vai su, vai su. Sì, sì. Tengo fino all'ultimo, almeno più un po' di stacco. Ma... no, no, vieni di qua, vieni di qua, lascia stare. Okay. Guardagli il tunnel, guardagli il tunnel, lascialo stare. Fatto. Ok. È a posto tunnel, no? Sì, sì, guardo io. Garage. Stai giù, stai giù. Se arriva da te ce l'ho. Due garage, sono due. Fatto. Oddio. Uno passa, mi sa. Oddio, non aveva il nome. Passo già io, ruoto già, È entrato sotto. È uscito esterno. Oh mio Dio. Sto passando, Tengo io. Ma sono da solo. Sono da solo. Niente, non posso stare dentro, Non sto dentro. Sono 1v4 così. Mi dispiace, non ci sto. Ok, avevo bisogno del missile. Ok, lancio missile, occhio. Lo vedo lungo, lo vedo lungo. È ancora il corridoio lì davanti a voi, Mi arriva di nuovo, arriva ancora uno. Lo sapeva già. Sono un po' fregato. Fatto uno, sto sniccando, ma... è impossibile, Sono sempre di più. Vai, vai, vai. È arrivato uno dal back. Ok, sto tenendo il cross un attimo. Ok, questo qua morirà. Quindi adesso loro vorranno passare da qui per venire da te. Mi metto qua e prendo il taglio. Non ho il tunnel, Ce n'è uno tunnel. Mi fa. No, ok, sono vivo. One shot in hill, solo uno. Ricerca postazione, state pronti. Area bersaglio aggiornata, raggiungete la postazione. Non viene da me, dov'è? Fai quel gioco, no? Ok. Due tunnel. Nemici nel perimetro. Sono i tre. Io, raga, ho cercato di tenere il più possibile lì, però bisogna essere un po' più... bisogna vincere più frontali in quel punto. Cioè, non c'è niente da fare. Dai, ruotate. Ok, ce n'è uno sotto close. Ok, ok. Vai. Poi tu... No, no, tienila che... Oh, niente. Vai next. Ok, mi è spawnato qua close. Ora mi dovrò spawnare front tra poco. Prossima postazione imminente. State postazione spostata. Vi do una mano all'accesso. Fatto uno. Vai, te lo hitto. Tienila, bro. Guardo il back. Vai. Easy.